del momento, G-Max, lo sapete chi è, no? Certo. Un fratello, dove sta? G-Max. Eccolo qua, eccolo là. Eccola qua. Ciao. Vai. Allora, G, sì, dimmele. Un'altra settimana sì. Ci avevi promesso sì. Di andare a cercare i personaggi di Carlo. Sì, l'avevo promesso a Carlo Verdone perché sui 30 anni di troppo forte. Devi riuscire a scovare, una missione impossibile, tutti i personaggi stracult del film, insomma, uno alla volta, una settimana te lo becchiate. Cioè, non vedi che li ha trovati veramente? Secondo te? Guarda un po' sto pezzo, guarda un po'. Grande, G, vediamo. A un certo punto arriva il momento di fare la scena. Il regista chiama l'attore americano, va bene? Arriva, monta sul ponte, dice oddio mi gira la testa, via se ne va. Dice chiamata la controfigura inglese, arriva la controfigura inglese, dice oddio mi viene i brividi e se ne va. Vede il regista che sbianca, disperato. Che fa? Dice aiutatemi, qualcuno ci si deve buttare. Io mo guardo, gli ho detto. No, ma va, batti il ciacca, va. A ricogliere quel giaccone a Rambo. Fammi finire, fammi. Sai come si chiama quello che dice a ricogliere quel giaccone a Rambo? No, non lo so come si chiama. Enzo Di Liberto. Grande Enzo. Ma secondo te sono riuscito a trovarlo? C'ho i miei dubbi, eh? Sì, ci eh? Ci sei riuscito? Andiamo a vedere un attimo, guarda un po'. Senti, scusa, io sto cercando Enzo Di Liberto, sta qua? Purtroppo sì. Come purtroppo? È un secolo che sta qua. Comunque lo trovi giù, guarda, entra allo studio, entri, lo trovi okay, giù. Grazie. Grazie. È permesso? Permesso? Chi è? Oh, ma sei te, sei? Ma io chi è? Come chi? Il grande Enzo, de troppo forte. Ma chi sei, Leo? Io sono G-Max, de Stragut, posso? Ah, Enzo. Vabbè, ma mai, sei entrato. Grande, come stai? Me un onore, proprio è una cosa bellissima vederti, proprio... Ti ringrazio, ma stai esagerando. Stai sempre in forma, in grande forma. Anche perché io non è che faccio l'attore, io faccio il rumorista. E infatti... Cioè, ci spieghi sta cosa, nel senso tu hai fatto rumorista per Carlo per tanti film, per giusto? Per tanti film, tuttora lo faccio, E in Troppo Forte... Troppo Forte, siccome io con Carlo c'ho un'amicizia fraterna, infatti ci chiamiamo fratelli. E a me piaceva fare una cosa, ti faccio fare una parte di quelli che stanno con i motociclisti, quando lui parla... Il pezzo a Cinecittà, quando lui racconta la palude del Caimano. Non l'avrei fatto. La vendetta del Cobra non l'avrei fatto. Ma soprattutto non avrei fatto la palude del Caimano, perché tutti lo sanno quello che mi è successo in Rhodesia dentro quella palude. Tutti, pure i sassi. Ma fammi capire, che ti è successo in Rhodesia? Che noi sapevamo neanche un dozzà. Un ponte degli E voi eravate vestiti tutti di pelle, vero? Tutti di pelle, sì. Faceva freddo, faceva. Ah, ecco, era inverno quando... No, faceva caldo. Ah, appunto, infatti era un periodo estivo, no? Un altro po' devi a Rosalia, devi venire. Senti, e invece il lavoro tuo, questo del rumorista, ormai quant'anni è che lo fai? 40 anni che fai questo lavoro? C'è un'età, non mi guardate. Mi sembra, sei sempre in grande forma, insomma. E tu hai lavorato con i più grandi, a parte Carlo, ma anche Sergio Leone. Pure con Sergio Leone, con Fellini. E in che consiste il rumorista? Questo guantone da box? Che ci si può fare? Questo io con questo ci aiuto a fare le cadute. Cioè? Di solito montano, però quando uno cade... Mi aiuta, capito? Perché attutisce come il rumore. Come la. Lo senti? Certo. Oppure ci puoi fare pure i pugni allo stomaco. Senti. Bellissimo, bellissimo. No, ma va a battere ciacca, va. Senti, Enzo, grazie di tutto, certo. Niente, che, grazie a te. Che qua dentro, mannaggia la miseria. Ma che... Fancallo va, Enzo. A ricogliere quel giaccone, a Rambo. Il grande Enzo, eh. Guarda, che bellezza. A Muffo, che mi tiri una penna per cortesia? Grazie. Eppure Enzo lo è andato. Steccamo. Vai. Oh, ci vediamo la prossima settimana. Dai, eh? Ciao. Ciao.